L'Alta Via del Sale diventa in estate anche scenario di manifestazioni sportive, quali per esempio la Transalp Experience 2018, da Limone Piemonte a Sanremo, in programma dal 31 agosto al 2 settembre prossimi, nell'ambito dell'e-bike festival organizzato da Limone Piemonte. Su questa Via del Sale noi facciamo una gran fondo il 24 di giugno, cioè l'ultima domenica di giugno, che è una gara, e poi il 31 agosto, 1 e 2 settembre, quest'anno faremo l'e-bike festival, proprio il mondo delle bike a 360 gradi, quindi ci saranno dei test dei fornitori che faranno provare le loro bici con i loro accompagnatori, dei tour guidati di bite in bite enogastronomici e la Transalp, che è proprio la traversata che faremo oggi in parte da Limone a Sanremo per collegare due reti di imprese che sono Limone On e Sanremo On. Circa 1100-1200 passaggi dal nostro casello dall'inizio dell'anno, quindi più o meno consideriamo il doppio considerato anche il casello posto nel Bosco delle Navette. Tantissimi stranieri, stamattina tantissimi tedeschi, poi arrivano anche dalla Svizzera, dall'Austria, ma un po' da tutta Europa. Abbiamo avuto clienti dalla Turchia, dalla Repubblica Ceca, dalla Scandinavia, quindi davvero un po' da tutto. Questo è il quarto anno che siamo aperti e piace tantissimo, le presenze aumentano sempre, quindi è decisamente positivo. Sergio Di Stefano, sindaco di Garessio, era presente all'iniziativa anche in rappresentanza dell'Unione Montana Alta Valtanaro. È un'occasione sicuramente per attirare anche proprio chi è amante di questo tipo di percorsi e molti stranieri, e sicuramente nel giro di 2-3 anni ci saranno problemi diversi, che saranno quelli di cercare di regolarizzare al massimo l'affluenza. Perché penso che si andrà oltre, come in tutte le cose, si va da niente al troppo. Questa via è magnifica e rispecchia quello che è il nostro territorio, che a mio avviso deve essere e deve continuare a essere maggiormente valorizzato. La TL sta svolgendo un ottimo lavoro nella valorizzazione dell'ambiente e di queste grosse potenzialità che noi abbiamo. Il Parco delle Alpi Marittime con la vicina Francia è candidata come patrimonio dell'UNESCO. Speriamo che questo possa portare ad una conoscenza maggiore di questo territorio, che non ha nulla a cui invidiare agli altri territori montani, anzi potremmo addirittura pensare di candidarci come capitale alpina in un futuro, per attrarre un maggior numero di turisti. Lo stiamo facendo come capoluogo, come comune di Cuneo. Dobbiamo sviluppare una mentalità che è una mentalità propositiva e di valorizzazione del territorio. Il nutrito gruppo di amministratori e giornalisti, dopo la pedalata, ha raggiunto il rifugio Don Barbera al Colle dei Signori, comune di Briga Alta, dove è stato accolto dal gestore Matteo Eula, con polenta e piatti della tradizione culinaria piemontese e ligure.